Ciao a tutte! Allora, oggi volevo fare un breve video su quelli che sono alcuni dei miei prodotti preferiti di quest'ultimo periodo. È un pochino di tempo che non faccio appunto recensioni su prodotti di make-up, per cui si sono accumulate un pochino di cose che mi sono piaciute. Allora, volevo partire subito da due pennelli, che sono questo qui, che già vi avevo fatto vedere. Ed è il Flat Bookie della Trucco Minerale nel make-up, con cui mi sono trovata veramente, veramente molto bene. E adesso lo posso dire comunque dopo un diciamo maggiore utilizzo. È un pennello fantastico, ottimo per tantissimi scopi, va benissimo per mettere il fondotinta minerale, va benissimo per utilizzare le polveri, le ciprie, dà molta soddisfazione anche nell'applicazione appunto di blush, illuminanti e è ottimo anche per sfumare magari quando si è un po' ecceduto con il blush e si vuole appunto sfumare senza creare delle chiazze. Mi ci sono trovata veramente molto molto bene, in più anche lavandolo comunque non ha perso un pelo, è veramente un pennello ottimo. E questo è il primo. Il secondo pennello sono stata molto fortunata a trovarlo perché so che è praticamente irreperibile ed è il pennello da blush della Essence. L'ho trovato perché, per chi di voi non lo sappia, ha aperto lo stand di Essence all'interno di OVS a Viale Trastevere. Per cui avevano appena allestito il tutto e fortunatamente c'erano ancora due pennelli. Ora questo qui è sporco perché lo sto utilizzando e questo qui è nuovo. È un pennello ottimo, ha delle setole morbidissime, sintetiche, hanno la giusta densità per applicare in maniera ottimale il blush, rendendolo appunto molto sfumabile, non facendo appunto effetto pomello, ed è ottimo appunto per applicare anche tutti quei blush molto scriventi o particolarmente intensi, senza appunto incappare in errori. Questo pennello qui costa 3,79 euro mi sembra, per cui un prezzo veramente ottimo. E se vi dovesse capitare di trovarlo, non ve lo fate scappare perché è veramente un ottimo acquisto. Per quanto riguarda i prodotti, diciamo da base, ci sono essenzialmente due prodotti con cui mi sono trovata molto bene. Il primo è un correttore ed è questo correttore qui, Accord Perfect Touche Magique dell'Oreal. È questo correttore così, con questo pratico pennellino. Si gira la rotellina qui sotto e viene fuori il prodotto. Il colore è perfetto per il mio tono di pelle, è un colore che tende al giallino, al beige giallino ed è il numero Golden 6-9 Golden Honey. Eccolo, questo qui. Copre molto bene, lasciando comunque un effetto naturale, non va nelle pieghette e lo trovo anche molto illuminante, quindi riesce bene a coprire le occhiaie, illuminando comunque questa zona sotto gli occhi. Il prossimo prodotto è un fondotinta che io ho in mini taglia perché me l'ha regalato la mia amica Samira ed è il Super Balanced Makeup di Clinique, questo qui che molte di voi conosceranno. È un fondotinta oil free, adatto per le pelli miste, è privo di fragranze, è privo di oli e la mia colorazione è la numero 05 vaniglia. Mi piace tantissimo perché ha un effetto molto molto naturale, non fa appunto effetto maschera, si stende bene, matifica abbastanza però senza fare quell'effetto gessato che fanno molti fondotinta quando sono appunto matificanti. Mi ci sono trovata veramente molto molto bene, infatti credo che sarà il mio fondotinta per quest'inverno, penso lo acquisterò in taglia grande. Veniamo agli ombretti. Allora, c'è un ombretto che ho veramente adorato quest'estate, l'ho utilizzato praticamente tutti i giorni perché non mi truccavo molto quest'estate, mi sono truccata veramente molto poco ed era un ombretto che comunque mi permetteva di ottenere un risultato naturale e bello. Anche da solo, senza fare appunto grandi sfumature, ed è questo ombretto qui della Nuba, è il numero 333, 333. È un marroncino con un leggero sottotono rosa, veramente splendido. Può essere applicato asciutto per un risultato più naturale, lo faccio vedere sulla mano, oppure bagnato per un effetto molto metallico. È un colore molto particolare, pur essendo un colore neutro, è un colore molto particolare.
Mi piace veramente molto. Inoltre, la scrivenza di questi ombretti e la textura è veramente ottima. Ombretti a buon mercato perché costano, mi sembra, sui 17 euro, però ne vale veramente la pena. A parte che la cialda è molto grande, vedete? Vi dura veramente tantissimo tempo, non farete mai in tempo a finire un ombretto di questo tipo. Hanno una scrivenza ottimale, non hanno nulla da invidiare agli ombretti di MAC, anzi credo che MAC abbia da invidiare molto a questi ombretti. E questi qui mi sono stati regalati dalla mia amica Samira, tanto per cambiare, e me ne ha regalati due. L'altro è questo qui, ed è un verde bottiglia, un verde bosco bellissimo, è il numero 335. Eccolo qui, è questo verde con dei glitterini dorati, anche questo applicato bagnato dà un risultato splendido. Eccolo qui, hanno una pigmentazione elevatissima, poi vedete tutti i glitterini dorati, è veramente molto molto bello questo colore. Poi, un altro ombretto che mi è piaciuto molto è della linea Beauty Basic di Limoni. Devo dire che sono rimasta veramente molto sorpresa da questa linea, perché c'è una varietà di colori veramente ampia. Ci sono gli ombretti tradizionali, poi ci sono gli ombretti cotti, di cui fa parte questo qui che vi faccio vedere. Questo è il numero OC, cioè ombretto cotto 09, ed è un color indaco, un violetto che vira al blu, veramente molto bello, secondo me sugli occhi scuri sta da Dio. Hanno una pigmentazione fantastica, una buonissima resistenza, un prezzo abbordabile perché costano 6,90 euro. Eccolo qui. Il colore è bellissimo. Un altro ombretto che ho utilizzato veramente tantissimo durante tutta l'estate è uno degli Shade Stick Long Lasting Stick e Shadow di Kiko ed è il numero 03. È questo bronzo dorato, veramente bellissimo e molto versatile. Fa un effetto bagnato fantastico sull'occhio. Eccolo qui. Molto metallico, molto molto bello con l'abbronzatura e bellissimo anche per fare dei punti luce qui appunto nell'angolo interno, oppure utilizzato su tutta la palpebra con un pochino di matita oppure con un po' di eyeliner, faceva un effetto veramente splendido. Mi è piaciuto proprio tanto. In più questi ombretti hanno veramente una resistenza incredibile. Poi un altro prodotto che ho acquistato recentemente che mi sta dando notevoli soddisfazioni è questo prodotto qui della Revlon che si chiama Revlon Coraustay Sublimateur de Sourcils, cioè sublimatore di sopracciglia. Viene 12,90 euro se non sbaglio e è composto appunto da queste due parti. Una cera colorata per definire e riempire gli spazietti vuoti delle sopracciglia e anche per, appunto, per disciplinarle visto che è una cera. L'effetto è molto naturale, non dà quell'effetto artificiale. E poi dall'altra parte c'è l'illuminante da mettere sotto l'arcata sopraccigliare. Indosso entrambi in questo momento e devo dire che mi piacciono molto. L'illuminante è un rosato pallido, molto carino, questo qui. Gli ultimi due prodotti di cui vi vado a parlare non sono prodotti make-up, ma sono diciamo dei profumi, tra virgolette, perché sono dei prodotti che fanno parte della linea di Dolce & Gabbana The One. Una è questa body lotion, ha il profumo di The One, che è il mio profumo, è applicata appunto prima del profumo, comunque ne aumenta l'intensità e anche la durata. Ma la caratteristica bellissima di questa lozione è che è appunto iridata, è dorata, vedete? È questa cremina gialla dorata che poi una volta che l'avete applicata fa questo effetto dorato, bellissimo. Oltre ad avere questo profumo, secondo me è veramente delizioso. Fa appunto ecco questo effetto così sheer, diciamo. Molto bella. Ovviamente è un prodotto tipicamente estivo, adesso che va via l'abbronzatura non ha proprio tantissimo senso, però secondo me per una serata speciale l'effetto è comunque molto carino e particolare. L'altro prodotto è più o meno, diciamo, la stessa cosa, solo che invece di essere una lozione è una polvere per il corpo. La scatolina è bellissima. Eccola qui. E c'è questo bellissimo piumino dentro, sembra quello delle bambole. E c'è appunto all'interno questa polverina profumata, sempre con la fragranza di The One. Questa più glitterata rispetto alla crema.
però non so se riuscite a vedere l'effetto, è praticamente lo stesso. La cosa bella è che per essere una polvere profuma veramente in maniera intensa, è proprio buono, 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 il profumo si sente tantissimo. Niente ragazze, per ora è tutto, io vi mando un abbraccio grandissimo e spero di fare presto nuovi video, ho un sacco di cose di cui parlarvi, ci sono anche un paio di video tag che ci tengo particolarmente a fare. E nel frattempo vi mando un bacio grande e a presto. Ciao!